La salute dei cavalli e la lotta contro il doping. Ne parliamo in studio con il dottor Roberto Gottarelli, medico veterinario. Grazie, dottore, per aver accettato il nostro invito qui a Spunti di Vista. Abbiamo detto che il ruolo del veterinario è un ruolo significativo, importante, perché vogliamo ricordare tutti i cavalli partecipanti alla giostra sono regolarmente sottoposti a visita medico-veterinaria preliminare alla manifestazione. Qual è in fondo, dottore, lo scopo principale di questa visita, oltre che quello di verificare le condizioni di salute dell'animale? Prendere visione della preparazione dei cavalli, fisica e tecnica, per comprendere se il loro stato è adeguato alla manifestazione, al livello di qualità che si desidera dare alla manifestazione della giostra del Saracino. Quindi c'è anche un risvolto, direi, psicologico, cercate di capire anche lo stato d'animo dell'animale. Assolutamente sì. Questa non è una corsa di cavalli. Qui il cavallo non è oggetto di selezione industriale come accade all'ippodromo, per esempio. Qui c'è un legame profondo fra giostratore e cavallo che nasce dalla nostra storia. Le giostre sono la storia degli italiani. Pensi che in Italia ci sono circa 120 manifestazioni, più note, meno note, perché l'Italia ha questa tradizione. La storia diventa cultura se noi la viviamo in maniera costruttiva e poi possiamo farla diventare, a noi desideriamo farla diventare un momento di arte per arricchire questa città. Un conto è correre, prendere quattro scappati di casa, magari che hanno bevuto tre birre e fare una corsa fra di loro. Un conto è prendere dei ragazzi che si preparano con coscienza, con un criterio, che condividono dei valori e portarli in mezzo a 4.000 persone a fare una gara. Se sbagli quella, sei finito. Quindi questo tipo di manifestazione, tra l'altro, sottolineo, esige un errore pari allo zero. Ecco, dottore, lei è originario di Faenza. Sappiamo Sì. che Faenza ha una tradizione importante anche dal punto di vista delle manifestazioni folcloristiche. L'organizzazione faentina è paragonabile a quella di Arezzo? No, no, ci sono delle differenze abbastanza importanti come filosofia anche. Premetto, Arezzo si è dotata di queste regole prima che arrivasse l'ordinanza ministeriale alla Martini, quindi c'era un desiderio da parte della città di darsi delle regole, dei contenuti consoni con la filosofia con cui si voleva vivere questa manifestazione. Faenza si è adeguata dopo alle regole ministeriali, con una filosofia diversa. La mia filosofia qua, almeno negli anni che sono rimasto io il dottore della giostra, è di arricchire l'ambiente e rendere responsabili al massimo della loro importanza gli attori, cioè i veterinari di quartiere, i cavalieri e i rettori. Così facendo non si fa una lotta fra guardie e ladri, fra chi cerca di mascherare per poi rubare, non è così. Qui posso testimoniarlo con dei dati, con dei numeri, l'ambiente è sempre cresciuto in qualità e ho ritrovato una grande unità di intenti e anche una grande trasparenza. Per cui i dottori, i veterinari di quartiere sono dei colleghi, non sono delle persone che io devo sorvegliare Certo. in maniera fiscale. Non è questa la filosofia ed è un grande capolavoro. Ed è un grande capolavoro. Massimo, torniamo agli anni 60 perché mi sembra si parli di gruppo sbandieratori che si è costituito Sì. proprio all'inizio degli anni 60. Vedo Giovanni Bonacci. Esatto, abbiamo qui il presidente del gruppo Spagneratori di Arezzo e forse Giovanni Bonacci possiamo dire, anzi togliendo anche il forse, che è uno dei momenti più emozionanti che precedono le carriere. Buongiorno, spero sia così per il pubblico, lo è sicuramente per gli sbandieratori. Vi posso assicurare che i ragazzi quando si trovano in Borgunto prima dell'ingresso in piazza li vedo tante volte vacillare e sbiancare in viso. Ecco, c'è tanta preparazione perché a ogni giostra viene proposto un repertorio sempre differente. È vero, ormai da tanti anni per ciascuna giostra viene
proposto un saggio, un'esibizione diversa che viene fatta solo per quell'occasione lì. Questo comporta ovviamente una fase di preparazione, di studio, di montaggio delle cose, quindi dei movimenti, e speriamo sempre di dare il meglio e di fare un'esibizione che possa incontrare il favore del pubblico. Ecco, è un bel connubio tra ispirazione artistica da una parte, anche prestanza fisica e tanto, tanto lavoro. Nella giostra di giugno si predilige un tema, diciamo, di fantasia, non ci sono motivazioni particolari. Il direttore tecnico Stefano Giorgini ogni volta si scervella per inventare qualcosa di nuovo, poi ovviamente Arezzo ci ha visto tante volte, quindi ha una certa abitudine. Però la giostra di giugno, proprio per il fatto delle luci della notturna, esalta il movimento della bandiera e quindi si cerca di dare una rappresentazione che possa in qualche modo riempire lo spazio datoci dalla piazza. In settembre a volte è capitato di fare cose ispirate a temi o alla Lancia d'Oro stessa, è chiaro, non è facile, bisogna anche capire che poi dopo tanti anni è difficile rinnovare qualcosa per il pubblico esigentissimo di Arezzo. Ecco, gli sbandieratori, anche da questo punto di vista non diciamo assolutamente nulla di nuovo, portano ed esportano la loro bravura un po' in tutto il mondo. Questa è la missione per cui fu creato il gruppo, che è una estrapolazione di figuranti che esistevano nell'ambito dei quartieri. L'intuizione fu geniale, si parla di fine anni 50 del secolo scorso, quando il Saracino era in un momento così di declino, di scarso interesse. Alberto Mario Droandi, che era il direttore dell'ente provinciale del turismo, chiamò a sé Vittorio Dini e intuì che da quella frazione di figuranti poteva essere creato qualcosa di nuovo. La cosa ha avuto un gran successo, ovviamente noto, e continuiamo a portare, ci danno il ruolo di ambasciatori della giostra, ci piace questa definizione, ma insomma per noi è un lustro poter portare il nome di Arezzo in giro. Diciamo che ormai da anni, soprattutto post-Covid, si è consolidata la tendenza di un gran numero di chiamate dall'estero concentrate in tutto l'anno. Prima magari capitava di avere più impegni già in Italia, invece è un continuo richieste dall'estero, continuamente. Ricordiamo tante figure che hanno fatto la storia, ne cito tre perché mi vengono in mente, che ho avuto la fortuna veramente di conoscere, tanto Dissennati, che insomma è stata una figura di riferimento, poi il nonno per esempio, che purtroppo è venuto a mancare pochi anni fa. Cito anche il padre di una persona a me particolarmente cara, che è Giovanni Giusti, però ce ne sono stati veramente tanti che hanno dato la loro passione e il loro amore agli sbandieratori che davvero hanno esportato l'immagine di Arezzo nel mondo. Ti ringrazio per la domanda, Massimo, perché mi dà modo di ringraziare tutti quanti hanno preso parte, hanno voluto portare un pezzo della loro vita nel gruppo. Abbiamo le nostre statistiche, ormai nei 60 anni si sono avvicendati oltre 1000 persone. Questo significa lavoro, significa sacrificare le loro famiglie, alle quali va ugualmente il nostro ringraziamento. E quindi i nomi che hai fatto ovviamente sono nomi ai quali mi devo inchinare. Carlo Dissennati è stato presidente per 32 anni, quindi fin dall'inizio, per me è stato come un secondo padre. Massimo Bianchini, il nonno, voglio dire, nella famiglia degli sbandieratori lui posso dire che ci è vissuto in maniera intensa, e per lui erano veramente
una seconda famiglia. Io mi ricordo i racconti del nonno, no? Quando ci incontravamo anche per il corso, casualmente prendevamo un caffè, mi raccontava di trasferte leggendarie addirittura in Giappone. Capisci che uno come lui, che ha potuto, bontà sua, dedicare anche tanto tempo al gruppo, ha potuto conoscere in giro per il mondo cose che difficilmente, anzi sicuramente da turista non puoi fare, e quindi da incontrare, come hai ricordato te, il futuro imperatore del Giappone, al quale contravvenendo al protocollo rigidissimo fu stretta la mano, quasi considerata una cosa sacrilega, ma che lui rispose al saluto dicendo due parole in aretino. Addirittura? Sì, perché fu utilizzato come precettore Francesco Severi in matematica, e la tata di Francesco Severi poi accudiva in parte questi ragazzi, quindi fu chiamata addirittura a corte come cuoca, insomma c'è una storia dietro, mi piacerebbe fosse raccontata con precisione, probabilmente mi scordo qualche particolare, ma lui tranquillamente non si scompose e disse qualche parola in aretino. Massimo. Allora, qualche piccola anticipazione, poi do la linea a Luca. Anticipazioni, vi posso solo dire che, come sta accadendo da anni, la piazza sarà occupata sia sopra che sotto la lizza. Al centro della lizza si alterneranno, credo per la prima volta, quattro sbandieratori acrobati, e per il resto invito tutti a vedere. Mi fa piacere che lo possano vedere dalla piazza, in televisione purtroppo, anche per la vastità delle dimensioni. Grazie, Massimo. Rende sempre un po' meno, però. Bene, allora linea allo studio a Luca, e quindi ringraziamo Giovanni Bonacci, presidente del gruppo Sbandieratori Arezzo. Dottor Gottarelli, siamo ormai in conclusione di questo nostro spazio. A suo parere, il rischio del doping, non tanto per quanto riguarda il Saracino, ma più in generale per tutte le manifestazioni nelle quali sono coinvolti i cavalli, è un rischio concreto oppure sono stati fatti passi in avanti per eliminare o per ridurre questo rischio? Il problema nasce dal fatto che il Ministero ha trasferito le regole dei controlli antidoping pari dalle corse all'ippodromo alle manifestazioni storiche. Non c'è paragone fra le caratteristiche di un cavallo che corre il derby di galoppo a 3 anni con un cavallo che corre una giostra, sono esigenze diverse. Il cavallo che corre il derby ha degli obiettivi di selezione, invece chi corre la giostra ha obiettivi di precisione e di continuità. Quindi sono due vestiti che se vanno benissimo per uno vanno veramente molto stretti e inadeguati per l'altro. Il problema è noi vogliamo vedere le giostre come un male, come un ritrovo di pochi sciamannati, o invece li guardiamo pensando alla storia con cui bisogna avere anche essere affascinati da questo tipo di storia. Certo. Si pensa che questo sia un momento di cultura, e io credo che c'è molto rispetto per la cultura dei territori, si ha l'ambizione di farla diventare un momento di arte, ecco, allora se si ragiona in questo modo è chiaro che il doping è necessario per motivi di medicina sportiva, di medicina legale, ma ha una valenza meno spettrale rispetto alle corse dove c'è selezione, dove ci sono i soldi, dove ci sono i milioni. Qui c'è la passione, il sacrificio, che sono argomenti molto diversi. Ecco perché il mio ruolo io lo vivo in maniera molto diversa dai colleghi delle altre città. Certo. Questo è un po' il concetto, poi possiamo approfondire meglio se vuole. E poi avremo sicuramente anche l'occasione di tornare ancora su questo argomento che crediamo sempre di stretta attualità. Certo. Dottore, noi la ringraziamo per essere stato qui insieme con noi a Spunti di Vista, ringraziamo anche gli ospiti che hanno fatto compagnia a Massimo Gianni in piazza San Jacopo, e restituiamo la linea alla regia. Grazie a voi.